che come abbiamo detto nascono fra il 77 e il 78, oltre a Giusva Fioravanti, hanno dei personaggi che hanno fatto la storia di Roma e non solo. I Sei Meravigliosi Pazzi erano i due fratelli Fioravanti, Francesca Mambro, Giorgio Vale, Ali Brandi e Gilberto Cavallini. Questi sono i Sei Meravigliosi Pazzi che hanno macchiato di sangue negli anni 70 Roma e non solo Roma, l'Italia. Cristiano Fioravanti è il fratello minore di Giusva Fioravanti, ma paradossalmente lui inizia a fare politica prima di Giusva. È uno molto violento, nel 77 uccide lo studente di sinistra Rossi, viene arrestato nel 1981 e quando viene arrestato, dopo un iniziale mantenimento della posizione, inizia a collaborare con la giustizia e quando inizia a collaborare con la giustizia attacca il fratello dicendo che Enar sono responsabili della strage di Bologna del 1980 e lui, grazie a queste dichiarazioni, che sono dichiarazioni, io ho letto gli atti processuali piuttosto confuse, io non ho nessuna simpatia per Giusva Fioravanti, ma Giusva Fioravanti, proprio per storia, per meccanismi e anche per quello che si legge nel negli atti processuali, difficilmente lo possiamo considerare l'artefice della strage di Bologna. Loro risultano degli utili idioti, no? Utile al sistema in quel momento, perché hanno commesso delle idiozie estremamente forti e quindi si fa ricadere la colpa su loro, tanto loro chi li difende, la destra no perché la destra non li vuole più, la sinistra no perché sono di destra e questa è la figura di Cristiano Fioravanti. Abbiamo altri personaggi importanti e anche con una vita rovinata. Pensiamo ad Ali Brandi. Ali Brandi nasce nel 1960, muore nel 1981 in uno scontro a fuoco con la polizia. Cioè, è la vostra età, ragazzi, più o meno. Cioè, 21 anni questo, a 17 anni aveva già iniziato la lotta armata che ha durato per 4 anni, faceva rapimenti a scopo di finanziamento dell'idea. Uno può pensare è gente che nasce nel degrado sociale. No, Ali Brandi è figlio di un magistrato della ricca borghesia romana. Cioè, quindi qui c'è un malessere molto vicino alla follia che è molto più alto di quello che si può pensare. Anche lui partecipa all'uccisione di Walter Rossi insieme a Cristiano, all'uccisione di Scialabba, che è un giovane di sinistra del 78 insieme a Giusva, e uccide De Luca perché lo considera, era uno vicino a Narma, un truffatore, quindi uno veramente sempre pronto all'attacco. Quando muore, gli altri due Denar che erano a fare la rapina con lui lo lasciano a terra, rubano l'auto della polizia per scappare, poi la lasciano un'altra parte e si portano dietro in ostaggio un poliziotto ferito, no? Quindi, per capire anche il livello di violenza al quale si era arrivati, è amico di Carminati. Carminati è ancora vivo a Roma, un ex fascista che ha collaborato con Arcoba, con la banda della Magliana. Nel romanzo della banda della Magliana lui è il nero, no? il fascista collegato, cioè è ispirato a lui, ma anche Suburra si ispira prima a lui e lui poi è entrato nel gioco della politica. Allora, si diceva, è finita la carica, che Carminati poi viene arrestato all'interno di Mafia Capitale. Anche Gilberto Cavallini avrà delle relazioni con Carminati, avrà delle relazioni con il gruppo Terza Posizione, che è un gruppo fiancheggiatore dei NAR. Un altro personaggio importante dei NAR è Vale, uno che muore a 20 anni, anche lui in uno scontro a fuoco, del 62, muore nell'82, chiamato il negro perché era mulatto e quindi c'era anche questa cosa all'interno di un gruppo fascista, razzista, c'erano veramente anni estremamente complicati.
L'altro personaggio che non può essere definito minore è Francesca Mambro. Francesca Mambro nasce il 25 aprile del 59, quindi nasce anche in una data sbagliata. È una camerata che entra nel Movimento Sociale Italiano, delusa dal Movimento Sociale Italiano, aderisce a NAR, partecipa a tutte le azioni più violente dei NAR, anche lei condannata per la strage di Bologna, anche lei toglie, cioè dice di non essere colpevole della strage di Bologna mentre si prende la responsabilità di tutte le altre stragi, ha ucciso giovani poliziotti, nell'85 ha sposato Giusva Fioravanti, con il quale aveva già una relazione, e anche lei oggi ha, grazie a condoni, ha finito la pena, e però una donna che è stata condannata a 8 ergastoli.